Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di cardiopatie congenite nell'adulto e per farlo siamo in collegamento da Palermo con il dottor Maurizio Mongiovì. Buonasera dottore, benvenuto. Sì, buonasera, buonasera a tutti voi. Dottor Mongiovì, quali sono quindi le cardiopatie congenite dell'età adulta? Sì, nell'età adulta noi possiamo trovare qualunque tipo di cardiopatia congenita. C'è da dire che nelle persone oggi che hanno una certa età, sono avanti nell'età, possiamo trovare anche delle cardiopatie congenite di una certa complessità in storia naturale, cioè che non sono mai state operate, che oggi invece sarebbero sottoposte a un intervento cardiochirurgico in epoca precoce. Oppure possiamo trovare nella maggior parte dei casi cardiopatie che sono state sottoposte ad una correzione chirurgica in età pediatrica. Grazie allo sviluppo delle tecniche cardiochirurgiche, anestesiologiche e di assistenza post-intervento, oggi riescono ad arrivare all'età adulta anche pazienti con cardiopatie congenite estremamente complesse. Per cui, diciamo, la struttura e il funzionamento del cuore in questi pazienti è molto molto diverso, o può essere molto diverso, da quello che è un cuore normale. Quindi abbiamo, diciamo, uno spettro estremamente variabile di cardiopatie congenite. Quindi praticamente esiste appunto questo gruppo di patologie cardiopatiche particolari, perché? Sono particolari appunto per quello che dicevo prima, perché il cardiologo, diciamo, che non si occupa di cardiopatie congenite è abituato a vedere un cuore con una struttura assolutamente costante, che parte da una normalità e poi un cuore che si ammala. Invece nel caso delle cardiopatie congenite noi possiamo trovare delle anomalie strutturali del cuore anche estremamente importanti. Possono mancare parti fondamentali del cuore, possono esserci cuori con un ventricolo unico, cuori con mancanza di un'arteria, di una valvola. Stiamo vedendo ad esempio delle immagini in sovraimpressione che ci fanno vedere delle cardiopatie congenite con una struttura molto diversa del cuore. Qui vediamo ad esempio questi flussi colorati, rappresentano le due arterie che nascono da un unico ventricolo e quindi una struttura di un cuore che anche, diciamo, una persona non immediatamente competente può capire che è totalmente diversa. Quello era un paziente, diciamo, con una storia naturale, che non era mai stato sottoposto a correzione perché la sua diagnosi era stata fatta in epoca giovanile. Qui invece abbiamo una cardiopatia congenita sottoposta a una correzione complessa, e questo è un paziente con una tetralogia di Fallot che è stato sottoposto a correzioni in epoca pediatrica e poi successivamente ha necessitato di un impianto di una valvola a livello dell'efflusso del ventricolo destro, e qui in questa immagine si vede come c'è un ventricolo destro notevolmente dilatato e sulla parte destra dello schermo possiamo vedere come si vede una valvola sottoposta ad impianto per via percutanea, cioè significa non con un intervento chirurgico. Questo invece è un altro paziente che aveva una trasposizione di grossi vasi alla nascita, cioè le due arterie principali dal cuore nascevano in posizione invertita, e quindi per sottoporre questi pazienti ad una correzione si faceva un incrocio dei flussi a livello dell'atrio. E qui vediamo come dall'atrio posto a destra si vede questa zona colorata in giallo e azzurro, l'atrio a destra, posto a destra, va verso il ventricolo sinistro e viceversa, diciamo, il ventricolo sinistro riceve il sangue dall'atrio destro. Quindi, diciamo, oggi troviamo delle cardiopatie che hanno una struttura cardiaca molto diversa da un cuore normale, quindi ci sono tutta una serie di implicazioni assistenziali particolari, perché le complicanze, il tipo di vita e le situazioni cliniche possono essere molto eterogenee. Dottore, qual è l'incidenza sulla popolazione per quanto riguarda questo tipo di cardiopatie? Allora, complessivamente le cardiopatie congenite sono
circa l'8 per mille, quasi diciamo l'1%, quindi in realtà non sono delle patologie rare. Prese singolarmente l'incidenza non è molto elevata, ma tutto sommato diciamo non sono un numero trascurabile, tenendo presente che oggi grazie alle tecniche assistenziali il 90-95% dei bambini che nascono oggi si prevede che possano diventare adulti con qualunque cardiopatia congenita partano, anche con una cardiopatia congenita estremamente grave. A questo punto significa che il numero dei cardiopatici congeniti adulti va aumentando. Oramai da diversi anni il numero dei pazienti adulti con cardiopatie congenite è maggiore del numero dei pazienti pediatrici con cardiopatie congenite. Il numero dei congeniti adulti, cioè dei pazienti che hanno un'età superiore ai 16 anni, è un numero in Italia elevato. In Sicilia noi stimiamo che possano essere 12-13 mila e la maggior parte di questi pazienti, o comunque una buona parte di questi pazienti, hanno delle cardiopatie di una certa complessità che prevedono un'assistenza particolare. Quindi noi riteniamo che in Sicilia ci siano almeno 6.000 pazienti che abbiano delle problematiche assistenziali particolari perché appunto hanno delle cardiopatie congenite sottoposte ad una correzione complessa. Dottore, quali possono essere le complicanze tardive? Diciamo che spesso questi pazienti hanno delle problematiche a distanza perché sono sottoposti in età pediatrica spesso a più interventi cardiochirurgici, quindi esistono tutta una serie di cicatrici a livello cardiaco che possono alterarne la funzione, quindi ci possono essere delle disfunzioni ventricolari, ci possono essere delle disfunzioni valvolari, ci possono essere delle aritmie, quindi diciamo c'è una situazione estremamente varia e complessa tra un paziente e l'altro, e quindi questi pazienti devono essere sottoposti ad un monitoraggio particolarmente attento da persone che abbiano specialisti, abbiano una specifica competenza. E per quanto riguarda la qualità di vita di questi pazienti, com'è? Diciamo che questo varia moltissimo in base alla patologia di partenza. Diciamo che molti di questi pazienti hanno una qualità di vita assolutamente accettabile, assolutamente normale. E del resto è anche giusto che un paziente che ha una cardiopatia che è stata corretta si ponga il problema di che tipo di stile di vita può condurre. Mi riferisco ad esempio alle capacità lavorative, alla capacità di effettuare sport, alla capacità di una donna di portare avanti una gravidanza. Le cardiopatie più semplici, sottoposte a correzione o comunque che non hanno bisogno di una correzione, in linea di massima consentono una vita assolutamente normale. In situazioni invece più complesse, in cui la cardiopatia di partenza, anche se corretta bene, era particolarmente, diciamo, complessa, a questo punto è necessaria una valutazione molto precisa del paziente, nel senso che deve essere effettuato un approfondimento diagnostico preciso con esami come l'ecocardiogramma, l'Holter, la prova da sforzo, la risonanza magnetica, la TAC, eventualmente il cateterismo, per stabilire quelle che sono, diciamo, le funzionalità, le capacità funzionali del cuore, quindi indirizzare il paziente verso uno stile di vita adeguato e quindi decidere se può fare sport e che tipo di sport, se può portare avanti una gravidanza e così via. E chi, dottore, si occupa dell'assistenza di questi pazienti? Diciamo che questo è stato un oggetto abbastanza dibattuto negli ultimi anni nella letteratura e nel campo medico, perché una volta le cardiopatie congenite erano di competenza esclusiva, diciamo, del cardiologo pediatrico, appunto perché molte delle cardiopatie non riuscivano a superare l'età adolescenziale quando erano particolarmente gravi, oppure se erano delle patologie semplici che potevano essere corrette con efficacia, diciamo, anche il cardiologo tradizionale dell'adulto poteva farsi carico dell'assistenza di queste patologie. Oggi che troviamo delle cardiopatie decisamente
complesse anche in età adulta, è chiaro che la figura del cardiologo pediatrico è superata e quindi ci vuole una nuova figura, cioè dello specialista in cardiopatie congenite dell'adulto, potremmo dire con un neologismo un congenito cardiologo, che può essere anche chi è che si occupa di cardiologia pediatrica, ma può essere anche un cardiologo dell'adulto che sviluppi le sue competenze in questo specifico campo. Dottore, concludendo, quali sono di solito i problemi di tipo assistenziale che si riscontrano e qual è il suo ruolo in questo campo? Sì, io direi che innanzitutto, come dicevo, il numero dei cardiopatici congeniti adulti che vengono definiti normalmente con una sigla che significa GUCC, che significa appunto le cardiopatie congenite crescono, è una sigla diciamo coniata in Inghilterra, diciamo che questo numero è costantemente in incremento e quindi ovviamente vi è un problema assistenziale in costante crescita perché questi pazienti hanno bisogno di assistenze particolari e specializzate e quindi è implicito che bisogna mettere in campo capacità organizzative, risorse e delle competenze adeguate. E quindi, diciamo, queste persone possono essere seguite dai cardiologi, che non è una specifica competenza, ma è necessario anche un rapporto di collaborazione costante. Diciamo, io ho una storia professionale abbastanza lunga in questo campo, si può dire che la mia formazione nell'ambito delle cardiopatie congenite è stata dell'adulto, cardiopatia congenita dell'adulto, è stata legata al fatto proprio che ho cominciato a seguire i bambini in età pediatrica e poi man mano li ho seguiti nella loro crescita, visto che io mi occupo da oltre 30 anni in questo campo e come si è visto, tante volte mi è stato chiesto di parlare, di esporre problematiche relative ai cardiopatici congeniti adulti in diversi congressi e direi che questa è espressione della fiducia che hanno avuto i colleghi e le società scientifiche nei miei confronti. Io le faccio i miei complimenti, dottor Mongiovì, e la ringrazio per essere stato con noi oggi. Grazie a voi dello spazio che mi avete offerto e buonasera a voi e ai teleascoltatori. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.